Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Anzitutto grazie per tutto il supporto che mi state dando sul canale e grazie perché ho visto un sacco di iscrizioni, sono aumentati i commenti e quindi non posso fare altro che ringraziarvi, continuate così. Quindi, prima di partire con la sigla, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettete un bel like al video e commentate il video che mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube. Ma andiamo con la sigla e poi si prosegue. Bene, eccoci qua. Allora, in questo video dedicato principalmente a chi come me sta facendo content creation su YouTube e anche con il blog, per esempio come nel mio caso ilbloggaro.it, e analizziamo nello specifico come e chi è riuscito comunque a farne una fortuna e quali sono, cerchiamo di capire un attimino i loro stratagemmi per poter riuscire a portare dei risultati sul canale YouTube. Quindi non possiamo fare altro che parlare di Michele Molteni, del suo mini bunker, del suo mega bunker in costruzione, quindi dello youtuber Michele Molteni e anche di altri youtuber quali Yakidale, piuttosto che Efre, Mottocliman, ce n'è parecchi di questi youtuber. Giacomo, che ho avuto anche il piacere di conoscere la settimana scorsa all'evento della presentazione della sua torcia Dark Fade. E così come anche ho conosciuto Mottocliman, Overvolt in quell'occasione. Ma andiamo a analizzare nello specifico. Michele Molteni, come avete visto, si è espanso soprattutto durante la pandemia. Perché? Durante la pandemia tutti andavano su YouTube, nessuno aveva niente da fare, quindi tutti andavano su YouTube. E lui ha approfittato, è diventato famoso quando è stato spinto il suo video dove parla come diventare imprenditore partendo da zero, quindi che si è aperto una società, come ha cominciato vendendo un singolo calcetto. Praticamente lui aveva venduto un calcetto senza averlo neanche in magazzino, l'ha venduto e poi l'ha ordinato e spedito direttamente a quello che gliel'aveva ordinato, e ha cominciato così. Poi di lì si è aperto l'azienda, l'SRL e quant'altro. Cosa fa la differenza? La differenza è che ha portato un format sicuramente ispirato ad altri canali stranieri, ma nello specifico ha portato un'ondata di freschezza, novità nel mondo dello YouTube Italia. Quindi, per esempio, ha portato parecchi esperimenti, ha iniziato da questa sua piccola soffitta, man mano poi uscendo dalla soffitta, facendo video sempre più incredibili fino all'acquisto poi del terreno che gli ha permesso, gli sta permettendo di avere un successo incredibile. Infatti da lì è nato il mini bunker, dove poi c'è stato il boom, dove è passato da 200.000 iscritti a 600.000 così d'amblè. Ricordiamo che la prima cosa che bisogna ricordare quando si vuole fare lo youtuber e il content creator soprattutto è di seguire i trend. Quello che posso consigliarvi è seguire i trend. Quindi, per esempio, perché stiamo parlando di questo video? Parliamo di questo video perché nei trend di ricerca di YouTube, quindi basta andare, per esempio, vi faccio vedere su trends.google.com, specificare la ricerca di YouTube come tipologia di ricerca e mettere alcune parole e vedere quali sono i trend. Quindi si cerca youtuber, bunker, Yakidale, Michele Molteni, schizza. Quindi cosa bisogna fare? Seguiamo il trend, parliamo dell'argomento e nel titolo andremo a mettere queste parole. Quindi lo youtuber Michele Molteni e il suo bunker, per esempio, questo potrà essere un titolo. O comunque è un titolo anche più lungo, dove ci metto anche la parola Yakidale e vediamo come si indicizza su YouTube. Dovrebbe indicizzarsi abbastanza bene. Questo perché seguendo il trend di YouTube riuscite ad andare a impostare dei termini di ricerca che sicuramente verranno ricercati maggiormente rispetto ad argomenti che in questo momento non sono molto ricercati. Un'altra cosa, createvi un'identità. Evitate per il vostro canale YouTube appunto di avere dei nomi strani, tipo, che ne so,
se volete chiamare il vostro canale, che ne so, vi occupate di videogiochi e volete chiamarlo Gordon Freeman, riferito appunto ad Half-Life, vi volete chiamare il vostro canale YouTube Gordon Freeman. È un nome che verrà ricercato tanto per chi appunto è appassionato di giochi, Half-Life e quant'altro, quindi è difficile che spunterete. Mettetevi sotto piuttosto il vostro nome, un'abbreviazione del vostro nome, nome e cognome. Datevi un'identità e createvi un'icona. Il mio canale YouTube, per esempio, come vedete c'è il mio nominativo e in più c'è una foto che comunque l'ho cambiata anche da poco e spicca. Subito avevo puntato su ilbloggaro.it, preferito invece metterci il mio nome direttamente, perché voglio che esca il mio nome, che la gente cerchi il mio nome. Quindi createvi un'identità, nominativo particolare, comunque che riporti molto direttamente a voi, nonché un logo del vostro canale che vi dia un'identità. Altra cosa, createvi un sito e un blog. Altervista e via, WordPress, compratevi il dominio e siete a posto. Ci mettete poco, non serve nessuna conoscenza particolare, vi scegliete un tema e cominciate a scrivere gli articoli. Cosa scrivete? Beh, semplice. Scrivete gli articoli dei vostri video, trascriveteli e ci postate anche il link con la visualizzazione in anteprima della del vostro video YouTube. In questa maniera sarà più facile indicizzarvi e che veniate cercati. Oppure determinati argomenti che magari si indicizzano meno sulla ricerca di YouTube perché sono meno in trend, ma magari sulla ricerca di Google vengono molto più indicizzati. Io ho fatto dei video che non sono andati benissimissimo su YouTube, ma che per i quali ho scritto l'articolo sul blog e sono il primo risultato in Italia, ok? O comunque tra i primi tre in Italia. Per esempio, ho scritto un articolo sulla daily routine di Elon Musk. Questo ha avuto un grande successo perché è molto ricercato come argomento e sono tra i primi 2-3 risultati in Italia. Rendiamoci conto. Poi ovviamente di lì rimanda al video anche. Però vedete, alcune cose magari hanno più trend sulla parte blog, quindi contenuti testuali da leggere, piuttosto che no, sulla parte YouTube. Oppure non ho saputo sfruttare il trend giusto al momento e magari no, l'ho sfruttato troppo tardi. Poi sarà anche quello il problema. Un'altra cosa, riprendetevi con un'ottima fotocamera. Io ho riscontrato che quando registro i video, per esempio con la mia webcam della Trust, che per carità Full HD tutto quanto, i video si indicizzano peggio. Create dei video in ottima qualità. In questo momento sto registrando, tra l'altro non con la migliore fotocamera del mio iPhone 13 Pro, perché sto utilizzando quella frontale, che comunque ha un'ottima qualità. E cercate di avere anche uno scenario abbastanza gradevole, no? In questo caso io qua si intravede una parte della mia postazione da gaming e da youtuber, quindi col mio sfondo, i miei led, le mie piantine, tutto quello che serve, la mia tastiera illuminata. Sto cercando di creare una postazione sia gradevole per chi guarda, sia gradevole per me, perché ci devo lavorare, per me è un lavoro questo e sta diventando un lavoro a tutti gli effetti, e quindi devo cercare di renderlo il più gradevole possibile. Quindi cosa posso consigliarvi per concludere? Volete fare gli youtuber, i content creator? Benissimo, createvi un account Google, Gmail, createvi appunto il vostro canale YouTube. Se siete interessati vi faremo una guida, farò una guida dove vi spiego esattamente passo passo come creare un canale YouTube. Anzi, sicuramente farò un video dove creeremo assieme un canale YouTube da zero con 0 iscritti e vedremo dove lo portiamo. E lo faremo assieme. Ricordatevi anche, soprattutto una volta creato il vostro canale, il vostro blog, di ogni tanto di fare delle live. Le live comunque vi permette di farvi conoscere anche ad un pubblico diverso dal vostro, quindi dai vostri iscritti. E comunque ormai vanno tantissimo di moda gli shorts. Già ieri sera ero lì che su YouTube che cercavo di guardare dei video di, diciamo, degli youtuber che seguo maggiormente. A un certo punto parto in uno shorts, vedo sto shorts di 60 secondi, finito quello ti viene voglia di scrollare e proseguire a guardare shorts. Passi un'ora, due ore a guardare solo shorts. Questi shorts sono molto importanti, vi portano un sacco di iscritti. A me personalmente gli shorts stanno portando un sacco di iscritti. E ovviamente per poter arrivare a monetizzare il canale, quindi avere
i 1000 iscritti e le 4000 ore di visualizzazione, gli shorts non concorrono nelle ore di view. Quindi sappiate che se fate un canale dove fate solo shorts, solamente shorts, non avrete mai i minuti di view per monetizzare il vostro canale. Però fate shorts e fate video normali, fate live, trasmettete anche le live su più piattaforme, quindi YouTube, Facebook e la piattaforma Viola, per intenderci. Potete fare anche delle live tramite PC, magari collegare anche il vostro smartphone, per esempio come ho io il mio iPhone 13 Pro, collegarlo direttamente al PC e utilizzarlo come webcam per trasmettere un'alta risoluzione e fare delle live multipiattaforma. Questo è molto utile, soprattutto se state facendo anche gaming e quindi volete farvi conoscere sulla piattaforma Viola, su YouTube, ai vostri amici. E all'inizio sponsorizzate tantissimo e condividete il vostro canale, i vostri video su tutte le piattaforme social, che siano Instagram, Facebook, LinkedIn, ok? Aprite la pagina LinkedIn, molto importante, cominciate a prendere contatti con altri piccoli o grandi content creator come voi, avete questa passione, condividetela e cercate dei profili che sono similari al vostro. E niente, vi ricordo solamente di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like e commentare il video che mi aiutate a crescere con YouTube, quindi guadagnare più soldi e portare i contenuti sempre migliori. Fatemi sapere nei commenti se vi interessano questi video guida per diciamo il mondo degli youtuber, dei content creator, quindi ad aiutarvi a crescere con il canale YouTube, perché posso aiutarvi a crescere col canale YouTube spiegandovi un attimino cosa è meglio fare, cosa è meglio non fare, imparando anche dagli sbagli che ho fatto e sto facendo io col canale. Ma è una crescita che si farà assieme, e seguirà presto un video dove creeremo assieme un canale YouTube da zero e con zero iscritti vedremo dove arrivare. Cercheremo però, a differenza del mio canale, una nicchia di riferimento per vedere di trovare una nicchia dove andarsi ad infilare. E niente ragazzi, grazie di avermi seguito, e da Massimo, da Michele Molteni, di cui abbiamo parlato adesso, uno youtuber famosissimo che seguo da tanto tempo e spero un giorno di poter incontrare anche, e un salutone grande e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negative.